tutto pronto per la 51esima edizione del Pescara Jazz promosso dall'ente Manifestazioni Pescaresi. Dal 9 al 31 luglio più di 11 spettacoli che vedranno alternarsi i nomi più prestigiosi del panorama mondiale del genere musicale. Entusiasta Angelo Valori, direttore artistico Pescara Jazz, come Walter Meale, presidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi. Lei ha detto che da quando è direttore artistico questa è forse l'edizione più completa della Pescara Jazz. Perché? Beh, per la quantità e la qualità degli ospiti che abbiamo in questa edizione. Innanzitutto sono proprio tanti, cioè sono tanti numericamente, ma soprattutto non c'è un concerto che non sia ai vertici proprio della massima qualità internazionale. Inoltre presentiamo un gruppo che credo resterà la caratteristica di questa edizione, che sono gli Snarky Puppy, che credo sia il gruppo in questo momento al mondo di riferimento del nuovo jazz, un jazz molto contaminato in cui il virtuosismo e la poesia si equilibrano, si mischiano in una soluzione davvero straordinaria che li ha portati a vincere moltissimi premi. Quindi innanzitutto per la loro presenza, poi tutti i concerti sono caratterizzati da musicisti che hanno fatto la storia del jazz, quindi Marcus Miller, la presenza di due cantanti straordinari come Diane Reeves e Didi Bridgewater, oltretutto in una produzione originale con l'orchestra, Yellow Jackets, gruppo di riferimento del jazz rock, della fusion mondiale, l'ultimo tour dei Manhattan Transfer, grandissimi musicisti italiani come Rita Marcotulli e Roberto Gatto, ma anche nuove proposte come Raffaele Casarano. Insomma, è un festival che davvero presenta una scelta di musicisti jazz di, molto, molto ampia e di altissimo livello. Poi, come sempre è stato negli anni, c'è anche un'attenzione a generi che vanno al di fuori del jazz. Infatti il festival aprirà il 9 luglio con Damien Rice, musicista acclamato a livelli internazionali, e chiuderà invece il 31 luglio con esponenti storici del rock quali Jethro Tull. Quindi davvero una scelta molto ampia e di qualità direi davvero molto elevata. Dunque un modo sia per gli appassionati del jazz che ormai vengono da tutta Italia e non solo, perché sanno che insomma Pescara è un po' la capitale del jazz, ma anche un modo per scoprire questo genere. Sì, devo dire che il fatto di offrire musicisti di diverse generazioni apre a un pubblico sempre più ampio. Quindi io credo molto in alcuni aspetti, innanzitutto una politica dei prezzi molto attenta, credo di poter dire con tranquillità che pratichiamo i prezzi più accessibili in Italia, e questo è molto importante per cercare di attirare nuove generazioni, cioè per favorire il ricambio generazionale del pubblico, anche attraverso il ricambio generazionale dei musicisti, cioè presentando musicisti giovani, per esempio Lewis Cole, un musicista davvero di riferimento per la sua generazione. E poi diciamo un'attenzione così a catturare il pubblico giovanile attraverso proposte musicalmente estremamente interessanti, variegate, in modo anche da metterli in contatto invece con musicisti che appartengono ormai, come dicevo prima, alla storia del jazz, perché questo è un po' il pericolo, cioè che una grande musica che ha caratterizzato sotto ogni punto di vista l'evoluzione culturale degli ultimi decenni del Novecento goda sempre di quell'attenzione, di quella centralità che le appartengono. Presidente, tanto entusiasmo oggi nella presentazione della 51esima edizione del Festival Internazionale del Pescara Jazz. Sì, sono veramente orgoglioso di poterlo rappresentare io come presidente dell'ente Manifestazioni, questo 51esimo festival più longevo in Italia, anche dell'Umbria Jazz, eccetera, quindi comunque veramente un
un festival d'eccezione, soprattutto con la presenza quest'anno di artisti internazionali che hanno vinto tantissimi premi e comunque sono conosciuti anche dal pubblico che ha un orecchio rivolto verso il jazz e non solo. Perché grazie al lavoro stupendo che ha potuto fare il nostro direttore artistico, il maestro Angelo Valori, è riuscito a rappresentare un po', non tutto un po' il jazz, la musica jazz, non solo la musica jazz classica, ma anche diciamo, delle innovazioni che sicuramente verranno apprezzate dal pubblico che calcherà diciamo, le nuove sedie del Teatro d'Annunzio e anche del Porto Turistico. Quest'anno siamo riusciti anche a, diciamo, a convogliare degli artisti che non erano mai venuti in Italia, come gli Snarky Puppy. Gli Snarky Puppy, che sono un genere veramente d'eccezione, americani, e che per la prima volta verranno ospiti qui in Italia, con soltanto due date in tutte quante Italia, e una delle due è proprio Pescara. Quindi veramente un festival che accontenterà, penso, tutti quanti i gusti io a questo punto devo dirlo, degli italiani, non soltanto dei pescaresi o degli abruzzesi, ma spero che veramente possa il nostro festival ospitare diciamo, tutti quanti diciamo, gli italiani, ma anche turisti che vengono da oltre Italia, anche perché comunque ormai Pescara si sta rivelando sempre di più una città che attrae turismo, perché comunque con Bandiera Blu, ormai questo è il terzo anno, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, diciamo che abbiamo la Bandiera Blu a Pescara, e poi anche per quanto riguarda gli eventi sportivi, che veramente hanno fatto diciamo, da corona a tantissime giornate qui a Pescara, come il Giro d'Italia, ma anche altre manifestazioni che si stanno sviluppando in questi giorni. E quindi anche il mese di luglio sarà veramente dedicato al jazz con il Festival Jazz 2023, 51esima edizione a Pescara. Quest'anno abbiamo voluto fare anche una politica del prezzo, cioè nel senso di, a differenza di altri festival, di altre diciamo, città che ospitano artisti jazz, siamo riusciti anche a diminuire il prezzo, comunque non aumentarlo per alcune rappresentazioni, grazie ovviamente anche ai contributi che noi riceviamo dal Ministero, dal Comune, che ovviamente c'è sempre a fianco in tutte quante le rappresentazioni che noi facciamo, quindi voglio veramente ringraziarlo di persona anche il Sindaco di Pescara, ma anche la Regione. Infatti è stato ospite qui alla conferenza stampa anche il Presidente del Consiglio Sospiri. Un grazie anche agli sponsor privati che comunque ci sono sempre a fianco, Maico, che ormai è una tradizione con il Festival di Pescara, Pescara Jazz, e la New Entry, Caffè Letterario di quest'anno, e Pasquarelli, Auto Pasquarelli, che ovviamente ci mette a disposizione anche le proprie autovetture per poter coccolare ancora meglio gli artisti che vengono anche da fuori. Sindaco, ancora una volta il jazz, il grande jazz internazionale di scena a Pescara. Mi viene da dire che Pescara è una delle patrie del jazz, perché a Pescara il Festival Jazz è nato nel 1969 anticipando tutti gli altri Festival Jazz, quindi per noi c'è una tradizione oramai consolidata che noi vogliamo rinverdire con nomi importanti di livello mondiale, perché il Festival Jazz è questo per Pescara, è un simbolo e i simboli vanno accresciuti. Lo facciamo con grande entusiasmo proprio perché il Festival Jazz è una delle iniziative di punta di un'estate pescarese che è sempre molto viva, effervescente, dinamica, con nomi di grandissimo livello, perché Pescara è questa, d'estate crea vita e crea movimento per i turisti, per i cittadini, e il Festival Jazz diventa l'elemento di punta di tutte le iniziative. Quindi ringrazio
l'ente manifestazioni per aver fatto quest'anno un grandissimo programma, perché usciamo da situazioni difficili come il Covid e quindi vogliamo spingerci oltre qualsiasi previsione. Lo abbiamo già fatto con Fulambolica, presentata nei giorni scorsi, con numeri l'anno scorso eccezionali e che quest'anno saranno superati, e la stessa cosa faremo con il Festival Jazz. L'estate pescarese sarà un'estate esplosiva e sarà, sono certo, l'estate più bella che ci sia mai stata, con tante presenze che già oggi vengono confermate sia dagli stabilimenti balneari che dalla ricettività generale che abbiamo a Pescara. Quindi andiamo avanti con passione, con cuore e con competenze. Il teatro d'annunzio ormai lo abbiamo puntato, voglio dire, deve subire una riqualificazione ancora complessiva, anche che ne aumenti la capienza e la capacità poliedrica di ospitare più attività diverse tra loro, ma certamente Pescara ha necessità di avere un'area per grandi eventi e per concerti, e il teatro d'annunzio secondo me si potrebbe prestare. Io certamente non sono tra i principali esperti del jazz, però ne intuisco la portata. Io poi per il Pescara Jazz sono particolarmente legato in realtà a altre esperienze che in questo momento sembrano avere un maggiore prestigio, come Umbria Jazz, nascono dopo il Pescara Jazz. Io credo che noi dobbiamo puntare se possibile ancora di più, avendo però aumentato in questi anni il nostro sostegno al Pescara Jazz. Insomma, Pescara che si conferma un po' la capitale del jazz. Ma sì, Pescara è la capitale del jazz, sarà anche la capitale per tanti versi anche di spazi culturali importanti, con il Festival d'Annunziano. Avremo una novità quest'anno che è la Notte dei Serpenti, che è un grande festival di musica identitaria, dei nostri ritmi tradizionali. Pescara è la capitale del divertimento estivo, e così lo è stato, lo è e lo sarà. Per concludere, tra Arena del Porto Turistico e un teatro d'annunzio praticamente rinnovato, in parte. Sì, è molto importante sottolineare da una parte questa collaborazione che abbiamo con il Porto Turistico, che va avanti da anni e che ci dà molte soddisfazioni, perché è un luogo particolarmente adatto a questo tipo di proposta e ad alto impatto turistico, perché noi come festival estivo facciamo una proposta culturale, ma non possiamo dimenticare le potenzialità turistiche della proposta culturale, quindi un luogo davvero adatto. E dall'altro il teatro d'annunzio, in cui sono iniziati dei lavori importanti che ci permetteranno di presentarlo al meglio delle sue possibilità. Segnalo che un teatro del genere è una ricchezza enorme per la città, perché è un posto situato geograficamente all'interno di una riserva naturale, quindi già a 50 metri dalla spiaggia, di fronte alla spiaggia, panorama bellissimo, qui già la collocazione per una città è unica, ma poi soprattutto, dicevo, è una posizione geografica che lo rende particolarmente attrattivo a chi attraversa l'Italia con le sue tournée, è facilmente raggiungibile, e così come lo è dagli artisti lo è anche per il pubblico, quindi è una potenzialità da difendere e da valorizzare in ogni modo.